Il regolatore di velocità adattivo Stop and Go utilizza i dati della videocamera sul parabrezza e del sensore radar presente nel paraurti anteriore per mantenere la velocità scelta rispettando, nel contempo, una distanza di sicurezza ideale con il veicolo che precede. Se ci si avvicina troppo al veicolo che precede, il proprio veicolo rallenterà fino a fermarsi completamente se necessario, senza che ci sia bisogno di frenare. Quando la distanza di sicurezza è di nuovo sufficiente, il veicolo tornerà alla velocità impostata. Il sistema funziona con la funzione di rilevamento dei segnali stradali per far corrispondere la velocità di crociera ai limiti di velocità della strada. Il regolatore di velocità adattivo Stop and Go utilizza la geolocalizzazione e i dati della mappa collegati per anticipare situazioni come un cambiamento nel limite di velocità o una curva o una rotatoria in arrivo. Il sistema quindi regola automaticamente la velocità del veicolo. Per attivare la funzione, premere questo interruttore il numero di volte necessario per selezionare la funzione regolatore di velocità adattivo. La spia si accende insieme ai trattini per indicare che il sistema è pronto per memorizzare una velocità di crociera e sul quadro della strumentazione viene visualizzato il messaggio «Regolatore di velocità adattivo pronto, set per attivare». È possibile utilizzare il regolatore di velocità adattivo Stop and Go tra 0 e 180 km/h. In ogni caso, la velocità minima memorizzabile è 30 km/h. Una volta raggiunta la velocità desiderata, premere uno di questi pulsanti, la funzione viene quindi attivata e la velocità attuale viene memorizzata. La velocità viene visualizzata in verde sul quadro della strumentazione, accompagnata da questa spia. È possibile modificare la velocità di crociera in qualsiasi momento, premendo Set più per aumentare il valore, e Set meno per ridurlo. Tenendo premuto il pulsante verso l'alto o verso il basso, la velocità cambierà a passi di 10 km/h. Premendo questo pulsante è possibile combinare il Cruise Control adattivo Stop and Go con la funzione Road Sign Detection. Il sistema utilizza la videocamera per rilevare i segnali di limite di velocità lungo la strada e li visualizza sul quadro della strumentazione. Quando supera il segnale, la velocità di regolazione assume il valore della velocità rilevata. È inoltre possibile attivare il sistema di controllo della velocità di crociera con riconoscimento anticipato dei segnali di limite di velocità. Il sistema utilizza quindi i dati della mappa connessa insieme ai dati della videocamera per anticipare le modifiche al limite di velocità centinaia di metri prima che appaia il segnale. Quindi la velocità cambia gradualmente per adattarsi al limite di velocità legale, senza che sia necessaria alcuna operazione da parte del conducente. Per attivare questa funzione, dalla schermata centrale di OpenR Link, accedere al mondo Veicolo, quindi selezionare Ausili alla guida, e infine Comfort. Selezionare Regolatore di velocità adattivo e scegliere On/Off. Sul quadro della strumentazione viene visualizzata una lettera che indica che la funzione è attivata. Per il tratto di strada su cui ci si trova verrà visualizzato anche il segnale del limite di velocità e il limite di velocità imminente. Se la differenza tra la velocità del veicolo e il limite di velocità è significativa, potrebbe essere richiesto di convalidare manualmente l'adattamento della velocità premendo questo pulsante. Per informare l'utente, intorno alla velocità indicata comparirà un quadrato bianco. È possibile anche attivare il riconoscimento anticipato della linea della strada da percorrere. Sempre nella scheda Comfort, selezionare Regolatore di velocità adattivo su strada. Il sistema utilizza i dati cartografici connessi per anticipare e gestire automaticamente i cambiamenti nella velocità del veicolo quando si arriva a una rotonda o a una curva.
Sul quadro della strumentazione viene visualizzato il simbolo di una rotonda o di una curva per indicare che il sistema ha rilevato questa variazione del percorso. Il sistema adatta automaticamente la velocità ai segnali stradali o alla linea della strada davanti al veicolo, ma è possibile annullare queste modifiche premendo Set-, per mantenere la velocità attuale. Si noti che quando il regolatore di velocità Stop e Go è attivato, per impostazione predefinita viene anche sempre attivata una distanza di sicurezza. Corrisponde a un tempo di rilevamento di 2 secondi che viene visualizzato in verde sul quadro della strumentazione. Il veicolo quindi adatta la sua velocità a quella del veicolo che precede e, se necessario, frena per mantenere la distanza di sicurezza come visualizzato sul quadro della strumentazione. La distanza di sicurezza tra il conducente e il veicolo di fronte può essere regolata premendo più volte questo pulsante. Sul quadro della strumentazione vengono visualizzate delle barre di rilevamento orizzontali che rappresentano la distanza impostata. Più la barra è vicina al veicolo da tracciare, più breve è il tempo di tracciamento. Circa 2,4 secondi per una lunga distanza e 1,2 secondi per la distanza di sicurezza più vicina. Una volta memorizzata la velocità e attivato il regolatore di distanza, è possibile rimuovere completamente il piede dai pedali dell'acceleratore e del freno. Tuttavia, si consiglia vivamente di tenere i piedi vicini ai pedali per essere pronti ad intervenire in caso di necessità. Quando si arriva dietro un veicolo più lento nella stessa corsia, la propria velocità si adatterà alla sua per mantenere la distanza di sicurezza impostata. Se il veicolo davanti rallenta e si ferma per un massimo di 30 secondi prima di ripartire, il proprio veicolo farà lo stesso senza che sia necessario toccare i pedali. Se il sistema rileva un ostacolo nelle vicinanze, il riavvio automatico sarà impedito fino al successivo spegnimento. Se il veicolo viene riavviato dopo 30 secondi, è sufficiente premere l'acceleratore o questo pulsante per riavviare il veicolo. A conferma di ciò, sul quadro della strumentazione viene visualizzato il messaggio «Premere RES o l'acceleratore per riavviare il regolatore di velocità». Se ci si ferma per più di 3 minuti, il regolatore di velocità adattivo verrà disattivato e verrà inserito il freno di stazionamento elettronico. Quindi sarà necessario riavviare la funzione. Tenere presente che, tuttavia, la funzione ha una forza frenante limitata e non può fornire una frenata di emergenza. Se il sistema visualizza il veicolo rilevato in arancione, accompagnato da un segnale acustico, allora è necessario stare attenti ed essere pronti a intervenire. Se viene visualizzata questa schermata, accompagnata da un segnale acustico, è necessario intraprendere un'azione evasiva immediata perché il regolatore di velocità adattivo Stop and Go non può frenare sufficientemente per evitare il pericolo. È possibile superare la velocità di crociera in qualsiasi momento, ad esempio in fase di sorpasso, semplicemente premendo il pedale dell'acceleratore. Durante il sorpasso, il regolatore di velocità lampeggerà in giallo sul quadro della strumentazione. Se la distanza dal veicolo che precede è inferiore alla distanza selezionata, la funzione di regolatore di distanza non viene più assicurata e la barra di rilevamento lampeggia sul quadro della strumentazione. Si noti che quando la velocità supera i 70 km orari, l'attivazione dell'indicatore riduce temporaneamente la distanza di inseguimento registrata e aumenta l'accelerazione del veicolo per facilitare il sorpasso. Una volta terminato il sorpasso, rilasciare naturalmente il pedale dell'acceleratore in modo che vengano reimpostati automaticamente il regolatore di velocità e il regolatore di distanza. Il sistema può essere messo in stand-by premendo il pedale del freno o questo pulsante. Il sistema passa automaticamente in stand-by quando la leva del cambio è in posizione P, R o N, quando si slaccia la cintura di sicurezza del conducente o si apre una delle portiere o quando si guida su una pendenza ripida. La velocità e la distanza di sicurezza vengono quindi memorizzate. La spia viene quindi visualizzata in grigio sul quadro della strumentazione, insieme al messaggio «Regolatore di velocità adattivo scollegato». Premere semplicemente questo pulsante, o Set+, per riavviarlo. Vengono quindi ripristinate le ultime impostazioni salvate. Azionando questo comando si riattiva la funzione del regolatore di velocità senza applicare la velocità memorizzata,
ma applicando la velocità attuale. Infine, basta premere lo stesso interruttore per disattivare il regolatore di velocità adattivo Stop and Go. Per garantire che il sistema funzioni correttamente, assicurarsi che la telecamera e il radar non siano ostruiti da sporcizia, ad esempio fango o neve. Si noti che il regolatore di velocità adattivo è stato progettato per viaggi su autostrade e strade principali. La funzione può essere temporaneamente interrotta quando la visibilità della strada è scarsa o in caso di curve a gomito. La telecamera e il radar rilevano solo i veicoli che viaggiano nella stessa direzione e quando si trovano nel campo di rilevamento. Inoltre, se si traina un rimorchio, è necessario disattivare il regolatore di velocità adattivo. Infine, tenere presente che questa funzione è un ausilio alla guida che non deve comunque sostituire la vigilanza del conducente. In generale, adattare sempre la velocità alle condizioni del traffico, indipendentemente dalle indicazioni del sistema.